Buonasera, sono arrivato più o meno tardi perché stavo guardando la live di Fio. Lo ammetto. Molto bravo, molto bravo. Ve lo consiglio. Non è possibile che ho già sete, eh? Ho appena avviato. Ho visto anche che l'audio è abbastanza alto. Decisamente alto, quindi forse conviene abbassarlo un po' a 50 e la musica a 70. Dovrebbe essere meglio così. Tra l'altro fai abbassare il mio di audio e fammi impostare tutto a partire da il gioco. Quindi continua fino alla live. Chiaramente non è che gioco senza live, che ti pare, Mikaku? The Forest. The Forest, The Forest. Esattamente lui. Stasera c'è The Forest. Quindi benvenuti e datemi un attimino. È sbagliato. Scusate. Oddio, mi ha messo il titolo questa volta. Incredibile. Veramente sono sconcertato dal fatto che mi abbia messo il titolo. E però per sicurezza lo rimetto. Perché no. Quindi eccoci qui, benvenuti cari amici in questa live di The Forest. E partiamo. Cioè inizio a partire, perché tanto c'ha i suoi tempi, quindi io parto e poi man mano che la live parte, io parto con la live. No, non è una buona idea. Va bene, va bene. Ah, scusa, scusa, devo sempre cliccare 73 volte. Quindi buonasera a tutti, benvenuti su The Forest per questa serata all'ombra dell'horror, della paura, dell'ansia. Scusate, è che dire ansia con quel pathos fa più ansia, quindi l'ho detto in quel modo, però l'importante è che si capisce. Ok, il gioco c'è, il titolo c'è e io ci sono, manca solo The Forest. The Forest sta arrivando con noi, signori. Ciao Pat, signor Longari, horror? Come? Ma ciao Pat. Eh sì, all'insegna dell'horror siamo stasera, come ieri sera, ma non come domani sera, più o meno, se Dark Souls è considerabile horror, dal momento che ci sono il sangue, i mostri e tutto. Tutto il resto, anche domani sera horror, ma domani sera probabilmente Dark Souls. Quindi lì sta a voi decidere se è horror o se è un action. Un gioco d'azione fantasy. A me non mi pare horror, però effettivamente ho notato che tutti i giochi che mi piacciono sono mezzi horror. E d'altronde anche la mia serie TV preferita è horror, quindi si vede che mi piace l'horror. Ma non solo, Rainbow Six è un bel gioco. Ed eccoci qui con una mano verde. No, in verità la mano è nera, ma io non sono mai stato nero in questo gioco. Perché sono nero? Cioè, non che abbia nulla contro, ma non lo ero nero. Ero bianco. Si vede che passa il sole dal tetto e mi abbronzo quando non ci gioco. Quindi eccoci qui. Eccoci qui. Eccoci qui su The Forest, con una bellissima giornata di sole. Oddio. Anche se fuori casa è notte. Ma quello poco importa. Importa che qua sia giorno. Sia giorno e abbiamo tutto il giorno davanti. Ma prima cosa che devo fare, ricordandomi della live di ieri, è prendere tutte le valigie che esistono sull'isola. Perché? Perché non ho più niente. Né cure. Né bevande. Zero. Quindi se io mi ricordo bene, eccolo, vedi? L'aereo è qua dietro. Eccolo. Oh, vedi, vedi? Prendiamo anche risorse un po' a muzzo, tipo legni e cose varie. Ho abbassato un po' l'audio di gioco, quindi il live si sentirà meglio in teoria, perché ho visto che era tanto alto. Era molto alto e quindi l'ho abbassato. Aiaia.
E si vola 2300 punti, mamma mia, Pat. Ormai non sei più quello di Mifist. Che poi, servono tanti punti? Non so. Non so se devo impostarle io certe cose o fa tutto Twitch. Spero faccia tutto Twitch perché già sono incasinato con tutto il resto. Quindi spero che faccia da solo. Non puoi più portare vassoio di metallo. Ciao Roby! Ma ciao e benvenuti. E benvenuto. Benvenuti. Benvenuti. E benvenuto. Su The Forest. E soprattutto sulla live di Sancro. Che è di là, come sempre. Non sono io. Ve lo dico ogni volta. Non sono Sancro. Sono colui che Sancro sfrutta per fare gameplay. Ma Sancro non è qua con me. Quindi là. No, che poi pensate che sia vero, quindi. Niente, scherzavo. Chiaramente, cioè, era uno scherzo talmente credibile che sicuramente ci stavate credendo tutti. Quindi, dai, mi sono rifatto quattro cure, due borracce, cioè due bevande e delle foglie, no, delle cicorie. Quindi, ancora con questi poveri cespugli, poveretti, certo, mi devo sfogare di Dates. Dates, guarda cosa ti faccio i cespugli, Dates. Guarda qui, guarda. Guarda cosa ti faccio. A posto, mi sono sfogato. Però oltre a quello mi servono pure perché ho finito tutte le risorse nella live di ieri. Tutto quello che avevo. Questa sera troviamo la katana e l'accetta potenziata. Che ho già. L'accetta potenziata è questa. Credo. Attenzione, forse ce n'è un'altra. Allora. Madonna! Per un attimo mi ero dimenticato di essere su The Forest. E sentendo questo rumore ho pensato che mi stessero sparando. E guarda, l'avrei preferito. Invece è un mostro incredibile. Che io vado ad affrontare. Guarda, non ho paura. No, sono due, me ne vado assolutamente. Anzi, li vado ad affrontare, guarda lì. Subito così, eh. No, no, no. Dai. Dai, eh. Non facciamo così. Infatti, solo uccidere. Due bulldozer nel bosco, ma infatti, ma di giorno poi. Ma si è rotta la mia partita? Si è rotta la mia run? Ok, l'ho preso. Però le frecce non so se si possono craftare. Maronni! Spero non possa salire qui che schifo! No, vabbè, questa cosa qui è terribile, quella che salta. No, che salta così come un ragno, bruttissimo. Non salire, eh. Non salire assolutamente. Mi sto mancando tutte le frecce. Non ho più frecce, comunque, sappiatelo. Vabbè, però le posso ingabulare qua, eh. Fanno male le frecce secondo me, che ho finito. Aia! No, non farlo. No, no, mi fa malissimo, mi fa. Non è possibile che fa così male. Come dovrei fare? Mangio, mangio. Quanti bug che ha sto gioco? Ma non capisco perché ora spawnano tutti in giro. Cosa posso fare? La lancia, la lancia. Ha più range, voglio dire. Come si fa la lancia? Con... così? Sì! No, assolutamente no! Guarda te, guarda. Vabbè, ho una torcia. Come si fa la lancia? Non mi ricordo. Vediamo. Lancia debole con due bastoncini. E perché non me la dà? Non me la dà mica. La lancia con due bastoncini. Posso farla una volta sola? Forse mi serve questo. Ah no, perché ce l'ho già, ecco perché. No, 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 questo mi sciotta. Aiuto, è morto. Iniziamo direttamente così, con un infarto vivente. Ma che cos'è? Hai già la lancia. Sì, cioè, ci sono arrivato dopo un po', ma ci sono arrivato con la vita che mi è rimasta, chiaramente. E niente, niente. Io continuo a ribadire che questo gioco è veramente difficile. E te sto giocando a normale, eh. Sto giocando a normale, pensa difficile, quanto difficile. Non guarda, non mangiare nulla che non sia una scatoletta. Lascia stare. E abbiamo... no, non abbiamo più niente. Dinamiti, niente, niente. Non abbiamo niente. Ma che cosa era sto coso? Un mostro che adesso non so perché
Di solito l'abbiamo trovato nelle grotte. Nelle grotte più oscure dell'isola ci sono questi mostri. Ma ora spawnano anche in giro, di giorno, e a due gruppi di due, quindi io non so. Qua ci sono i conigli. È vivo? È vivo questo, guarda che scappa ora. Guarda che scappa. Prova a costruire una pietra. Come la costruisci una pietra? Guarda, lo sapevo, proprio lo... È un real Minecraft? Più o meno. Allora, la chiami Antonio? Chi? Il rabbit? Il coniglio? Ah, ma di cibo ne ho. Questo qua, Pat, tra l'altro, è quello che tu hai messo. Cioè, c'è ancora, incredibile. Ma c'è. Io lo prendo. Voglio dire. Un braccio fa sempre buono. Il teschio. Scusami. Chi è? È il vento, eh. Vabbè, che vento è? Allora. Ma ha dei problemi questo vento. Fai così, due bastoncini, pietra, 10 di linfa e credo 2 di stoffa. Allora, bastoncino. Pietra grande, 2 di stoffa e la linfa, che non c'è perché è sotto. Strumento di riparazione? Cosa? Scusate che il mio gatto apre. Ma strumento di riparazione di cosa? Scusate. Sempre. Il mio gatto entra nella mia camera prima della live e esce subito dopo. Cioè, subito dopo che inizio. Non so. Lasciamo stare. Vediamo, rifaccio. Ma forse devo fare. No, è così, guarda, con la lancia prima. La lancia, poi la linfa. Niente. La pietra. Niente. Ah, per le case nel caso dovessero rompersi. Lancia potenziata. Due clotte, tre. Ok. Uno, due, tre. A posto. Ok, ce l'ho, ce l'ho. Eccola qui. E forse posso ancora potenziarla. Vediamo. Arma con veleno o incendiario lancia potenziata. Non è mica male l'incendiario. Ma ciao Polenta! Ma attenzione, chi si rivede? Come stai? Io tutto bene, grazie mille. E tu? Come va? Spero meglio del mio amico qui, che è disperso nella foresta. Tra l'altro stavo spiegando a Roby... vabbè, spiego a tutti, non... Di cosa si sta parlando qui? Praticamente noi eravamo su un aereo. L'aereo è crashato. La roccia è Eustachio. Che mi viene sempre da dirlo come quello di Left 4 Dead, che non è Eustachio ma è Mustachio. Mustachio, che lo diceva così, quindi va bene. Allora, quindi noi eravamo su questo aereo che è crollato, si è rotto disintegrandosi e siamo finiti su quest'isola. Al nostro risveglio, siccome eravamo in compagnia sul viaggio di nostro figlio Timmy, al nostro risveglio sull'aereo rotto ci siamo accorti che un malintenzionato vestito di rosso ci ha rubato il figlio. E quindi, di sto gioco sono morte, vite e miracoli. Ah. Bene, bene. Non sei l'unico in questa chat, mi sa, eh. E quindi, cosa è successo? Noi ci siamo svegliati, abbiamo visto il figlio rapito. E il nostro obiettivo adesso è trovarlo. E abbiamo visto che sull'isola c'è gente brutta, ma non solo. C'è gente brutta e gente ancora più brutta. C'è gente brutta, umana, e poi gente mutante. L'evoluzione di Minecraft definitiva. Allora, sta diventando già buio. Cioè, io non ci sto credendo. Quindi, allora, non so, io non so se aspettare la notte e andare a dormire o andare direttamente dall'altra parte. Tra l'altro ci sono tre grotte di fianco a me. E io non so. Lo hanno mangiato? Non si sa, Roby. Ma di certo dei cannibali ci sono in giro. E sono quelli che hai visto prima, ma non solo. Ho iniziato da qualche live. Da due o tre live. Due live. Tre. Però i progressi che ho fatto finora sono stati soltanto trovare la tessera, trovare le bombole,
No, alla fine lo ritrovi, ma che spoiler, Pasche. Lo immaginavo, però piano con gli spoiler. Comunque, vabbè, era chiaro. In qualche modo lo ritroviamo, vivo o morto. Il gioco punta a quello. Prima run lo conoscevi già? Vabbè, The Forest chiaramente lo conoscevo, ma è la prima run che faccio. Ma non è che lo conosco bene. Ma perché allora? No, no, no! Perché ora è pieno di questi mostri incredibili in giro? Alla fine anche lui è mutante, ma dai. Cioè, sono spoiler veramente, eh? No. Tranquillo, non ha spoilerato. Ok. No, veramente, ragazzi, niente spoiler. Se lo fate per scherzo, anch'io mi diverto a farlo per scherzo. Però non fate spoiler veri. Però se fate uno spoiler scherzo, capisco che non è quello il finale. Quindi non state zitti. Che cos'è questo? Ah, il coso per i tronchi. Quindi, senti, dormiamo. Ma prima accendo il falò. Che è precisamente qui. Ok, niente, l'isola si è riempita di questi mostri comunque. Ciao, Borto. Non posso dormire. Non ancora, almeno. Quindi, cucinerò un po'. Anzi, visto che questa casa l'abbiamo costruita, alla fine si scopre che è un sasso di nome Eustachio. Allora, vediamo, potrei iniziare a farmi delle cose. Ad esempio, no? Questo me lo faccio, guarda, immediatamente. Un po' di lucine qua ci stanno sempre. Poi, ha pure stile, voglio dire, guarda. Oh, guarda che bello! Oddio, però, ho fatto un errore. È un po' inquietante che fissa la porta, tra l'altro. Visto che dobbiamo aspettare che dormo. Facciamoci un po' di decorazioni utili, più che altro, perché non sono solo decorazioni, mi fanno anche luce, quindi almeno ci facciamo un po' di luce nella nostra casa. Guarda qui, guarda che bello. Alla fine... Ah, ok. Maronne questi suoni. Pelle di cervo, pelle di coniglio. Testa... Ce l'ho dietro! Stai lontano, eh? Però vedi che non posso accenderlo. La mia lancia non la posso accendere. Ah, perché mi serve l'accendino. No, neanche così, vedi? Non la posso accendere. Non è che faccia sta luce, effettivamente. Però qualcosina fa, dai. E niente, lì c'è l'incredibile mostro. Guarda, io salvo e provo a ucciderlo. Salvo però. Posso anche dormire volendo. Però quelli lì ti danno... Non uso nel gato polenta, streamo direttamente dalla play purtroppo. Molotovvalo. E non è che ho tante risorse, le ho sprecate tutte. No, lascia stare, lo so che shottano, lo so per esperienza che ti shottano. Maronne. Vai via, vai. No, 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 sei pazzo. Ma mi ha rotto tutto, mia. Ma guarda te. Oh, è gigante o sbaglio? No, madonna. Che fa? Bravissimo, grazie. Bravissimo. Ma guarda, mi rompe tutto. No, no, mi sciotta, mi sciotta. Muori, muori. No, 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 mi sciotta, mi sciotta. Niente, niente. Sono morto. Devi fare delle mura. Fra un annetto il gatto te 1KK cos'è? 100 milioni? Non lo so. No, guarda te, guarda. Niente, niente. Questi qua sono terribili. Non puoi. Da solo non puoi. Quindi devi riniziare 1 milione. Ah. La fine degli Stark. Vabbè, perché sono stati uccisi da un mostro con 1000 gambe e 1000 teste. Meno male che ho salvato comunque. Vabbè che comunque ero appena partito con la live, quindi. Devi fare mura e paletti con pezzi dei loro corpi appesi. Ok, quello sì. L'effigie volevo fare io, eh. Volevo fare l'effigie io. Che però non mi ha sbloccato, credo. Devo vedere. Comunque, negli obiettivi mi dice di continuare ad esplorare la prima grotta che ho visto, che io però ho finito di esplorare, quindi non so. E bevo. Falli subito. E le mura. Allora, vediamo un attimo, eh. Perché
Perché se posso dormire de notte, dormo e vado direttamente a esplorare il buco gigante. Devo completare almeno la mappa per capire un po' e orientarmi. Tra l'altro mi ricordo che ieri abbiamo visto una grotta sulla destra a est che non abbiamo controllato perché non avevo più risorse per farlo. Comunque Polenta e tutti quelli che hanno giocato The Forest, io non so come l'avete giocato, se da singoli o in coop. Ma vi assicuro che da giocatore singolo diventa un altro gioco, diventa un gioco di old school proprio, di quelli tipo Resident Evil 1 che uccidi uno zombie e devi tornare subito a salvare, di quel tipo. Costa ancora 10 euro The Forest, sì, fino a 2020, cioè fino a gennaio tipo. Ok, lui non c'è più per fortuna. Dormo. Oh, aspetta, vedo se riesco a farmi delle effigi, magari. Le mura ci metteremo una vita, quindi non le faccio per ora. Le effigi... Eccole! Eccole. Effigie personalizzata. E la metterei qui. Chi è? Maronne. A posto. E forse devo... Così, vedi? Equipaggia. Ecco, vedi? Quindi facciamo così. Ci sta. Questo, un braccio. Va bene? Aia! Morto, in verità ormai questa serie la faccio in singolo perché avevamo provato con Pat, ma non si può per via di tempo e tutto. Quindi non ha senso riniziare dopo tre live di nuovo in coppia. Quindi ormai questa la faccio in singolo. Senti, dormiamo e basta. E basta. Come si fa? È X o quadrato, che non capisco. Quadrato. A posto. Puoi fare l'effigie Hitler, cioè? Qual è l'effigie Hitler? Ok, ho dormito. È ancora buio fuori. Mangiamoci. Ma funzionerà quell'effigie? Mangiamoci. Non ho niente da mangiare? Sì. Il pesce, oh, il pesce, che buono. Metti una testa e un braccio alzato. Ok, ho capito. Non ho teste, però. Ho il teschio comunque. Stona un po', ma c'è da dire che. Ah, posso anche dargli fuoco forse. Mettiamolo qui il teschio. Sbagliato tasto. Posso dargli fuoco? Sì, guarda. Fa anche luce magari. Ma guarda te. Ma bellissimo. Non è che si consuma, vero? Perché mi ha fatto male il pesce? Vabbè, io lo metto un altro. Ok, dai, da bere, volendo me lo tengo questo e bevo dalla fontanella. Devo farmi un po' di cose, tipo la stoffa e le molotov, ad esempio. Tre molotov, dai, e basta. Vedo se riesco di nuovo a lootare le valigie. Si consuma, ah. Metti l'articolazione in forma di svastica, Ban Twitch. Vabbè, guarda te. Ma perché mi fa male il cibo? Sono troppo abituato alle gambe? Ok. Dai, è mattino presto. Mi faccio una bevuta. Niente parassita. Voglio dire, meglio di così non si può. Quindi, mi servirebbero delle risorse incredibili. Ma, allora. Dove sto andando? Io devo andare. Voglio andare a est, voglio andare. Dov'è? Di qua? No. È di qua l'est, vero? Più o meno sì, è di qua, è di qua. Ok, allora, prenditi... Ma questa qui... Non la posso accendere. Scusa, a che serve la bottiglia con tutto il resto? Come si usa questa lancia di fuoco? Ok, voglio andare di qua, perché voglio raggiungere la grotta tutta a destra. Ma qui ce n'è una di grotta però. Se è quella con i teschi incredibili fuori, l'ho già vista, altrimenti non saprei.
ci sono sopra. Ci sono sopra, ma non c'è mica. Eccola. No, questa non credo di averla vista, sai. Grazie Zork, grazie dei bits, ma non è una grotta questa. Grazie mille Zork. Non è una grotta questa. Che io stia cercando un buco? Magari. Devi sconfiggere Wither. Non c'è una grotta. E dai, ma no, vabbè, ma è pieno di gente ogni volta. Io non posso combatterli. Sono veramente tosti da combattere, io non posso. Quindi scappo. E vabbè, però, ovunque ci sono. Sono incastrato! Sono incastrato! Sono incastrato di nuovo! Vabbè, ma Tarzan qui ci abbiamo che ci dà la caccia. Chi è? Cos'è questa cosa? Ma è uno appeso! E non era appeso, era solo uno. Una grotta, entra subito! Il comodo! Aia, aia! No, 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 che male terribile però, mamma mia, no. Entreranno? E mi sono rifugiato in una grotta. Non credo sia un rifugio. Però attenzione, qua non ci sono mica statue. Ma pure qui. No, no, qui non l'ho vista mica. Sì, scappo da loro per entrare nella loro tana. Non l'ho vista questa grotta, vedete? Anche la mappa lo dice. Non l'ho vista. E c'è un disegno. Direi rassicurante. Assolutamente rassicurante. Pronto? 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 Non va! Non va bene l'arma, mi sa. Secondo voi qual è l'arma migliore che io ho al momento? Questa? O quella normale? Io già vedo dello schifo a terra. Fatti questa, va. Che schifo. Va bene, vedi? Siamo proprio nel posto giusto per scappare dai nemici. Beh, dai. Ah, vedi? Quindi questa grotta non l'ho vista. Oh mio Dio, sì, dammi tutto da bere, tutto. Passeggero trovato. Ci sono scritte le statistiche. Sì, le statistiche, sì, nel diario. In fondo al diario ci sono le statistiche. Volete vederle? Ma dove? Pipistrelli! Pronti, eh? Pronti allo spavento. L'arma migliore è lo stick col teschio e i denti sopra. Quella è OP. Sì, sono inglese, più o meno, pulenta. Pronti allo spavento? No, invece no. Posso stare tranquilli. Lo spavento c'è qui comunque, non è che... Allora, guarda, conviene che ho due cure. Cosa dovrei fare con due cure? Non c'è un altro modo di curarmi? Avariato. Questo è avariato. Mi metto l'armatura, guarda. No. Ok, l'ho equipaggiata. Non c'è un altro modo per curarmi? Magari mangiando questo? Sarebbe... Ah, abbiamo anche... È un giocatore da consigliarmi? Dimmi, Polenta, dimmi pure. Abbiamo, ragazzi, abbiamo la videocassetta. E abbiamo una cassetta, questa. No, non è quella. È questa. Cassetta con scritto l'arrivo di... Fammi leggere. L'arrivo di... E non me lo dice. L'arrivo di qualcosa. Di qualcuno. Cosa? Non mi sembra stare bene quella bambina, non lo so. Ma perché c'era una... Una... piramide Maya, tipo? Non ho capito, quindi qualcuno è venuto qua in elicottero? Con una bambina. Ah, Disco Elysium, ne ho sentito parlare, è uno che ha vinto un sacco di premi al Game Awards. Non ho la minima idea di cosa... in che cosa consista. Ma neanche se ci sia per la play, eh. Io non credo che ci sia per la play. Ho notato che la metà dei miei giochi preferiti non c'è sulla play. Di quelli che potrebbero essere i miei giochi preferiti, tipo Escape from Tarkov. Allora, fammi
Prima di perderci, capiamo un attimo. Non voglio andare a muzzo. Capiamo se questa è l'unica strada. Credo di sì, credo che questa sia l'unica strada. Mi è parso di vederne un'altra, ma forse mi sbaglio. Sì. Ok, dovrebbe forse essere l'unica strada, vero? No, no, assolutamente no, di qua si va. Di qua si va. Si va? Oh mio Dio. Oddio, ma si va, sì che si va. Non so, Polenta, non ho la minima idea di che cosa consista Disco Elysium. Ho sentito parlare bene, ma non ho proprio idea. I pipistrelli, da quello che ho capito, fanno il verso quando sei già passato da quella parte. No, no, Pat, guarda che mi sono cacato in zone nuove. Io ho preso la strada più nascosta. Guarda te. Devo fare così. Vabbè. Allora. A parte che ho il braccio schifoso, guarda lì che schifo. Prova a unire un sasso a una corda, li usi come armatura e ti butti nel mare. Credo funzioni. Però magari per gli scopi sbagliati. Ecco. Allora io. No, c'è il tizio grosso, c'è. No, dai. Non è possibile. Non è possibile. Chi è? Si è spenta una luce lì? Guardalo. Ma ha visto, mi ha visto. No, no, non posso mica morire. Salirà mai qui? Ok. Forse sono al sicuro. A parte che riusciamo a vederlo bene, è uno schifo. Ma guarda te che sei mosso. No, sei pazzo! Sei pazzo, sei. No, 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 no. No, qua ci sale, ci sale qui. No, 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 no. È morto, magari. Ti vedo male, anch'io mi vedo un po' male. Guarda che sto sprecando tutto, eh. Ho sprecato due Molotov, non ci posso credere. Lì c'è della gente, ma che devo fare? Non è possibile. Guarda, no, vabbè. Ragazzi, ma da soli non è possibile questo gioco. Ecco, sono morto. Oddio, che paura. No, 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 no. E sono morto, sono. Aiuto. È terribile questa situazione. È terribile. No, questi ci salgono qui, non va bene. Devo andare là. Vado lì, vado lì. Ok, qua non ci salgono però, eh. Mamma mia, dammi subito questo, dammi. Finita! Che schifo di braccio che ho, però. Madonna. L'ho preso? No. Non lo prendo. La lancia forse mi serve qua. Mi serve la lancia, mi serve. No, no, no! Pazzo, pazzo! Pazzo! No, no, sono morto, sono. Forse non mi prende, non mi prende qua. Niente, sono morto. Sono morto? Sono morto. Vai via, vai. Ma non corro più, non corro. Non corro più. Non ho stamina. Ragazzi, sono morto qua. Non c'è modo. Ha due frecce in testa, quello. Sono incastrato. Scendi da lì, per favore. Scendi da lì, scendi. Aia, no, 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 no. No, 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 no. Non corro più, non corro. State lontani, state lontani. No, no, no. È sceso. Ok, calma, calma. Calma. Devo fare uccidere prima loro. Li prendo? Non li prendo. Non li prendo. Fai una cosa, fai. Mi stanno colpendo, mi stanno. Ragazzi, scusate, se non sto leggendo. Un attimino. Fai una cosa, va. Non li ho presi? Ma ne ho preso uno e basta? Vabbè, quello muore, dai, ha due frecce. Dai fuoco ad una mazza e ammazzali con il fuoco. Sto sentendo troppo caldo, un attimo.
Maronne. Dai fuoco a una mazza e ammazzali con il fuoco. La soluzione più facile è contro sti tizi. Ok. Dai, forse la mazza intendi. Questa intendi? Sì. Equipaggia. No, equipaggiala. Ok. È solo che non ho range. Uno è morto comunque, mi fa piacere. È vero che prendono fuoco. Ma che male, che male. Non salta, non salta, sono incastrato. Ma perché sono così basso? Sono incastrato, sono. No, c'è qualcosa che non va. Sono tipo con le ginocchia incastrate nel pavimento. Si muove veramente piano. Ok, se prendono fuoco sono morti. Il problema è anche l'altro. Eh no. Si è spento, si è. Comunque mi sembra una buona tattica. Questo qui, però. Allora, è un momento un attimo di panico. Dovete scusarmi. Io sto provando, ma è veramente dura, eh. No. Ok, ha preso fuoco? Ora sì. È morto. Ok, è rimasto quello grande ora. Guarda, guarda, guarda. Cosa devo fare? Guarda cosa devo fare. Ho sbagliato. Non ho bastoni. Non ho molotov. Non ho bastoni né molotov. Ho solo delle frecce, forse. È solo che non lo vedo. Ma c'è qualcosa oltre alle cure che ti può curare? Lui ha le mie frecce, forse. C'è qualcosa che cura oltre alle cure? Dov'è? Devo bere una bibita, mi sa, perché ho la stamina bassa, ecco. Beh, lui se n'è andato, scusa. No, è lì, è lì. È lì davanti. Ok, l'ho preso. La fede? Cosa? La fede? No, non mi dire. No, no, no. Dov'è, dov'è? No, vabbè, ragazzi. L'ho mancato, l'ho. È morto? No, assolutamente no. Quanto duro. Forse è morto. È morto. Non è vero che se prende fuoco non mi può colpire, giuro che mi ha shottato. Perché quando prende fuoco inizia a tirare mazzate a caso. E se sei vicino ti shotta. Lo so per esperienza. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Nessun problema. Ora dobbiamo solo trovare dei bastoni per salvare. Se salviamo è fatta. Se salviamo è fatta. Allora, bastoni. Bastoni? Mamma mia. Veramente dura giocare da solo a sto gioco. Mamma mia. Devi veramente studiartela tanto. Ok, ci sono dei bastoni ovunque, meno male. Devi farti un salvataggio ogni 3 metri. Ogni metro di progresso che fai devi salvare. Quindi. Ho perso tutte le frecce, si potranno craftare? Ma quelle erano le frecce serie. Erano le frecce quelle d'acciaio. Non le trovi più così. Non ci sono più le frecce di una volta. Ok. Poi questa cosa, io. Perché dovrei farla? Scoiare questo essere? Perché dovrei? Ok, mi servono un po' di bastoni. Qua, dimmi che ci sono delle cure, tipo. Vabbè, degli snack. Ti ci fai l'armatura nomadico logicamente nella realtà. Perché mai batterie ho trovato, eh? Perché mai dovrei pensare di voler fare una cosa del genere? Toccare anche solo da lontano un essere così. Comunque questa mi sembra una zona molto aperta. Io non ho dinamite, non ho niente. Ho dei flare però. E ne ho tanti. In singolo fa sentire molto solico. Magari una live è più piacevole anche giocarlo. Sì, da solo non ci giocherei mai, questo gioco lo faccio solo grazie a voi. Da solo, ma tu sei pazzo. Non ci giocherei mai da solo. Mi cago troppo. Ora sto resistendo perché ci siete voi. Se no, ciao. Però non mi bastano i bastoncini. Ho fatto un errore. Però è un bel posticino questo. Due bastoncini mi servono. Dai. Due bastoncini ed è fatta. Mettiti l'armatura che almeno.
se c'è qualcuno, resisto un po'. Io cercherei l'uscita. Sono appena entrato. Sono appena entrato dall'uscita. Chi è? Mi state cacando anche voi, spero. Io tanto. Adesso che non ci sentono più versi, già è meglio. Vabbè, però ci sono rientranze nei muri nei quali... Ma qua c'è una strada? Ma non mi dire. È una strada questa? Io non credo, non credo. Attenzione, mi servono due bastoncini, assolutamente. Due bastoncini. Non ci sono qua. Dei clot. Non ne vedo. No, devo assolutamente salvare. Non so come ho fatto a sopravvivere. Devo salvare. Perché non mangi una roccia? Perché ci tengo particolarmente ai miei denti. Non so, voi? Ma mi piace averli. Poi, che siano sopravvalutati, magari. Posso darvi ragione, però. Mi piacciono, me li tengo. No, non ci sono rametti. Magari un po' più indietro. Mi servono assolutamente, sennò almeno so che questi sono morti. Se salvo. Ma è la grotta dove ci sta la katana questa o no? Spero di sì. Spero di sì. Spero di sì. Fammi cercare un attimo qua. Particolare che non ci sia un salvataggio all'inizio di questa grotta, mentre l'altra, che era difficile, dove ho trovato la tessera, c'era la tenda. Mentre qui no, qui non c'è un salvataggio nella grotta. E dai. Ah, ma perché io ho preso un'altra strada, non quella principale. Ho preso una strada secondaria, è vero. Scusate, sto leggendo. Si assomigliano tutte, sì, è vero. Però, no, vi dico... Non... Cioè, ci sono delle differenze. Sì, poi controlla bene, no? Così torno indietro, indietro. Un bastoncino! Sono respawnati, forse! Dimmi di sì che sono respawnati. No, me ne manca solo uno. Perché a volte respawnano a caso un bastone. Ho sentito un lamento. Dai, me ne manca solo uno. Quello non c'era prima, sono piuttosto sicuro. Secondo me è respawnato. Questo? No. Eh no, me ne manca uno. Vabbè, vado avanti. Eccolo! No, era una piega del pavimento. Vado avanti. Vedo. Se lo trovo, torno indietro. Qui non c'è. No, no, ecco, stavo dicendo. Effettivamente... C'è la possibilità di conoscerle bene queste grotte. Ma c'era questo prima? Tra l'altro meno male perché è un bastoncino. Ma c'era prima, non c'era prima, giuro. Lo guardate queste valigie, ma non c'era prima quest'uomo. Me ne sarei accorto, dai. Secondo me è spawnato. Qual è il vostro parere? Non c'era. No, è intangibile, quindi niente bastoncino. Allora, modo anche un'occhiata alla mappa. Il fatto di giocare da solo ti costringe ad andare veramente passo passo. E io credo di aver capito. Non l'ho visto, allora c'era già. Ok, non l'ho visto. Io credo di aver capito le meccaniche del gioco di spawn. Se tu ti allontani abbastanza, vedi? Vedi? Respawnano i bastoncini. Mamma mia, meno male. Meno male che questi bug mi salvano, questi bug. Mamma mia, Dates, impara nei bug. Ok, è fatta. È fatta. Abbiamo vinto il gioco. Buonanotte a tutti. Grazie per aver seguito la serie. Ciao. No, prima dobbiamo trovare la katana. Poi il bambino, cioè chi se ne frega. La katana almeno ci può far difendere. Ok, è fatta. Non impanicatevi. A posto così. Andiamo avanti. Io non... Ah, vediamo la mappa.
Assolutamente non idea. Megan, la ragazza del video, è importantissima. E infatti c'era una ragazza, ma non sembrava umana. Sembrava veramente tutta tumefatta. E andiamo di qua, so fame e mangio. Questo? Ma, sbagliato tasto. Da... No, questa è anche una cura allora. Questo ti cura anche. Mannaggia. Guarda, ricaricherei solo per questo. Però fa niente, dai, perché ci mette tanto a ricaricare. Se no, se era veloce lo facevo. Qui si scende. Io non voglio scendere, voglio andare di qua. Niente, niente. Si spegne costantemente. Ho i flare, effettivamente. Notte, Borto, notte. Buonanotte. Se mi fai vedere da dove sei entrato, posso dirti dove si trova la katana. Scendi, la katana è di lì. E di qua non guardo prima. Non guardo di qua prima. Un vestito. Ho una marea di vestiti. No, non ci vado lì. Assolutamente non ci vado. Guarda, vado a prendere giù. Come credo? No, come credo? Non mi dire ste cose. Ma dove sono? Perché mi si è spento? Ma è chiuso qui. Ma è chiuso? Ah, non è vero. No! C'è uno! Lo sento. Attenzione! Dei disegni. E dimmi che è chiuso? No, c'è un'altra corda che sale qui. Mi pare chiuso. È chiuso, è chiuso. Vero? Sì, è chiuso. Ok, ho fatto bene a scendere. Io non voglio salire da lì. A meno che magari sia chiuso anche lì sopra. Fammi vedere questi disegni. Ah, un pezzo del giocattolo. È un pezzo del giocattolo. Che cazzo di grotta è questa? Bene, bene. Meno male che siete la mia guida. Altri disegni. Che io non so chi li abbia fatti. A questo punto potrebbe anche essere stata la ragazzina che abbiamo visto. Dove siamo? Vi faccio vedere la mappa ora, se ve ne intendete. Una porta di legno, quella lì, con le croci. Siamo qui. Quindi nella grotta più o meno centrale, sotto il buco gigante della mappa. Io non so dove andare. Troppe strade, troppe strade. No, sento dei suoni, sento. Sono qua sopra sicuro. E saliamo. No, però aspetta, se di là era chiuso magari. Ma troppe strade, devo sceglierne una e andare. Perché sono veramente troppe strade. Ho sete. Vabbè. Andiamo prima di là, perché secondo me è chiuso di là. Il pezzo del giocattolo però è lo stesso che trovi dove c'è la katana. Come? Vabbè, tanto ci dovrei ripassare da qua, quindi dopo guardo meglio magari. Però qui secondo me è chiuso. Vero? Se è chiuso, veramente mi facilita tanto la situazione. Almeno so che c'è una strada sola. Non è chiuso. Assolutamente non è chiuso. Anzi, scende negli inferi. Maronne. No, 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 non è chiuso. E c'è una luce lì in fondo. No, c'è uno di quelli, eh. No, l'ho sentito. Attenzione. No, pensavo fosse un muro, invece proprio no. No, c'è uno. Lo sento, lo sento. Attenzione. Ma qui è successo dell'incredibile. Usa la bevanda cassata a garganella. Bevo, bevo. No. No, c'è quello grosso qui. Facciamo una cosa intelligente. È acceso? Sarà acceso? Ma era spento. Come si accende? Combina. Forse con la pistola devo sparargli. Forse devo sparargli con la pistola, ne ho sprecato uno.
Grazie gamer per il follow, grazie mille. Che bella lu... C'è che fa, eh. Sembrerebbe chiuso. Sto sprecando tutti i flare, lo so. Ok, almeno si vede qualcosa. No. Ma lo sentite? Ma lo sentite questo rumore terribile? La katana è a destra? Oddio! Come? Ma quanti soldi? Ma bellissimo, questo è una specie di easter egg. Cioè, nel senso, cosa facevano con tutti questi soldi? Un flare gigante? Delle cure? Oh mio Dio, del cibo? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Altro cibo. Bevande, orologi. Forse posso craftarmi il... Guarda. Esplosivo, vedi? Scotch che ho. Non ho l'alcol, niente. Non ho l'alcol. Però non... Eccola qui. Eccola qui. Ecco la katana. Ok. Però è un problema comunque perché... Ok, degli alcolici. Posso farmi un esplosivo, forse? Due ne ho. Quindi, questo. L'orologio. Le monete. E... il chip. Posso farmelo? Dove sono le monete? Ci sono i soldi? Eccole. Ok, posso farmi l'esplosivo. Posso farmene un altro, forse? Sono dimenticato. No, 1800 monete, tantissime, credo. Ma mi sono dimenticato cosa serviva ancora. L'orologio. Non ne ho più? No, è impossibile. Dove stanno gli orologi? Qua sotto? Ok. La katana è forte ma fa poco danno. Che vuol dire? L'arma più forte è l'ascia moderna o la motosega? Però uno dice che è l'arma più forte del gioco. E l'altro dice che non è così forte. Che devo pensare? Non l'ha acceso. Non accende il falò. Perché? Ah, DPS, ok. È più veloce, quindi. No, ma chi è che fa sti suoni? Si sono spenti i flare, quindi ho sprecato tutto. Ma poi cosa sono ste rocce appuntite in alto? Ok. E invece la benzina che serve? No, ma chi è che fa sti suoni? Ma vengono da sopra, sopra di me. E qua mica finisce. No, ma dove stiamo andando? Ok, ma ok, qua è chiuso. Ah, si chiamano stalagmiti. Eh sì, ma non me ne ricordavo così inquietanti. Tutte le volte che sono andato nelle grotte piene di mostri, non era mica così inquietanti queste stalagmiti. E niente, quindi continua qui. Ok, una marea di bibite. Guarda, bevo. Un sacco di roba. Però sono full. C'è qualcosa lì dietro, lo vedo. Torcia di plastica! E alcol. Potrei farmi un altro. Guarda, me lo faccio, non me ne frega. Me lo faccio. Però che fastidio. Me lo faccio un altro. No. Un altro esplosivo. Com'era? Così. E cosa manca? Cosa manca? Manca il chip. Ok. Ho tre esplosivi che sono mischiati nell'... Ok, quindi era chiuso qui. Ho fatto bene a prendere questa strada. Almeno credo che sia chiuso. Ma chi è? La katana, vediamo. Ma posso... Non posso usarla come luce. Però... La torcia è una figata, ma se devi starci dietro con le pile. Sega la scuola, tranquillo. Ah, io devo andare, ma sono troppo curioso. Ecco, ti porto. Sei rimasto. La torcia, eccola. Le pile, dove sono? Erano tipo da queste parti, mi pare. Che belli suoni. Scusa, scusa.
Dove sono le pile? Valle a trovare mo le pile. Che ne so. C'è pieno di roba così. Dove saranno mai le pile? Non le ho, ma... No, no, le ho prese. Mi ricordo di averle prese. Il quarto giorno che seguo. Sotto le cassette? Ah, ma sono dei preservativi quelli. Non sono mica delle pile. Guarda te. Chi c'ha le pile così? Ah, perché è una scatola di pile. Motosega con luce. Arco moderno. Vecchia pistola con luce, ma bellissimo. Ok, se l'equipaggio me la metterà. Ok, me la mette al posto dell'accendino. Meno male. Va bene. Posso mettermi la katana quindi? No, la katana. No, questo è. Dai, un po' inquietante. Ma almeno qualcosa si vede. Quindi abbiamo preso tutto. Sarà respawnata la roba? Io mangio. Chissà che buono, eh. Chi non mangerebbe un cibo trovato qua di fianco? Ah! Ah, vedi te. Ah, prendiamo i chip. Ma non c'è la durabilità delle armi, vero? Se no sto facendo un errore terribile. Oh, raccolgo cose sottoterra. Mi va bene. E adesso da dove sono arrivato? Da là. Da qui. No. Non sono arrivato da qui. Sono arrivato da qui. Ok, quindi era chiuso qui. Meno male, meno male. E invece no. Ah no, no. Sì. Qui da dove sono venuto. Ancora più inquietante. Niente durabilità, ok. Fai una settimana e poi giustificazione, esatto. Che fai? Una giustifica per ogni giorno? Fai una settimana e poi una giustifica per tutti i 7 giorni. Però mi raccomando, non falsificare la firma sul bus, che poi ti tremola la mano e la prof se ne accorge. Ok, guarda, forse è meglio per la mia situazione questa torcia. Molto meglio. Poi c'è da vedere quanto dura, ma sicuro più della dell'ascia. Quindi dovrei aver visto tutto qui. Madonna, sti suoni. Dovrei salvare, devo salvare. Torno a salvare. No, non so quanto è lontano. Ah no, è qui di fianco. Di fianco. È qui il salvataggio. Ok, non sono respawnati per fortuna. Vediamo i bastoncini. Ok. Ok, mamma mia. Sono progressi questi, eh. Sono veramente progressi salvati. Come la giustifichi online? Notte Mirx, ma non t'ho visto che c'eri. Scusami, mi ero perso Mirx. Notte Mirx, non t'avevo visto. Quanta modernità. Infatti, infatti. Io non avevo il registro elettronico, ma era proprio di prova ancora. Però non ci giustificavamo online. Ancora. Vabbè, che era una vecchia scuola. Ok, abbiamo salvato, siamo carichi per andare. Tra l'altro, vi ricordo che all'inizio della grotta c'era un'altra strada, quindi io sto facendo una strada secondaria. Domanda veloce, se il telefono lo usi per la chat, sul CPU pesa troppo. Come ti vediamo? Non ho capito, Pat. Non ho capito cosa intendi. Sul CPU pesa troppo, come ti vediamo? Non ho capito. Ok, quindi di qua. Ma qui si esce? Eh no, se si esce. No. Torno indietro se si esce, ma credo si esca. Un po' lentino. Forse conviene metterla via la torcia per ora. E magari. Ah no, mi tiene la torcia, non l'accendino. Vendo un numero di Sam a 10 euro. Oh! 15 t'ho detto. Nel senso, come facciamo a vederti live? La finestra in alto a destra? Ah, mi chiedi come faccio ad avere la webcam? Qua si esce comunque. E vediamo solo dove siamo.
La webcam è integrata nel sistema di streaming della Play. Dove siamo? Ah! Siamo qui, ma non me la segna la grotta però. Non mi segna che c'è una grotta qui. Vediamo di farci un segnalino, va. Così so che ci sono stato. L'ho persa per sempre. Ah, è qui, è qui. Ok. Va bene lì. Arancione. E torniamo giù. Ora ho l'accendino, non si sa perché. Hai il visore della Play? Esattamente, esattamente, uso quello. Purtroppo la Play non ha compatibilità con nient'altro che non sia Sony. Quindi mi tocca. Infatti la qualità non è che il massimo. Ma per ora, comunque, diciamo che ci sta. È il massimo che posso fare con la Play. È gelosa la Play di certe cose. Non vuole. Ok, quindi abbiamo finito questa strada. È respawnato tutto, meno male, mi fa piacere. L'altro giocattolo. Mi fa piacere che sia respawnato tutto. Solo i clot, in verità. E andiamo. Abbiamo finito una diramazione. Non si può usare, Pat. Ci ho provato, non si può. Purtroppo. Le monete. Qua non è respawnato nessuno, spero. A posto. E andiamo indietro, dove c'era un'altra strada. Quindi questa grotta, questa diramazione è fatta. Salverei? No, vabbè. Ok. Lo so, Pat, purtroppo è così la play. Ad avere un PC, streamerei con l'Elgato. Sarebbe molto più permissivo, ma non così tanto facile. C'è da dire a sua. Spezziamo una lancia a favore di Sony che il servizio di streaming è molto intuitivo e facile da usare. Però con tutte le sue limitazioni, chiaramente. Allora, a posto. Di qua, vedi? Di qua non siamo mica stati noi. E bevo. Tanto. Guarda quante. Giusto? Sì, è di qua che devo andare. Madonna. Di qua non sono stato. Spero, credo. Non credo proprio di esserci stato qui. Ma guarda te che si è accesa la lampada. All'improvviso. Guarda che se è chiuso mi. Scusa. Cioè, scusa, più o meno. Mi servirebbero delle dinamiti. Non ne ho. Allora, questa cassa, riusciamo a romperla? Ok. Vuote. Se, guarda, se è un vicolo cieco, mi sta bene. Vuol dire che abbiamo finito questa grotta. E vuol dire anche che le grotte di The Forest non sono collegate. Non tutte, almeno. Perché ne abbiamo esplorate da cima a fondo 2 o 3. E sono chiuse. Ma perché me la segna chiusa? Perché me la segna chiusa? Ma che io stia laggando? No, non credo stia laggando. Però ho avuto problemi di connessione. Niente, difficilissimo. Sto già pensando alle emote. Lacca. No, non è chiuso. Ok. Ma quante strade ci sono? Tante. E sto prendendo questa. Tre teste. Ma sembra l'inizio di una barzelletta, ma giuro che non lo è. Beh, sta durando questa torcia, eh. Ah. Nuova voce aggiunta alla lista delle cose da fare. Ah, delle croci con il buco dentro l'isola. Chissà cos'è quel buco. Dinamite. Che sia da far esplodere qui, no. Di solito c'è il simbolino. Attenzione, qua si passa. Lore.
Ah, oddio. Dinamite. Niente, questa è finta. È finta. Ma siamo nel buco, siamo. E scatta incredibilmente. Siamo nel buco. Mi lancio? Guarda te. Mi segna fuori? Mi segna fuori dalla mappa, sì. Però non credo ci sia niente. No, guarda, non ci vado lì. Aspetta, vediamo. Magari c'è qualcosa? No, ci cado, ci cado. Ci cado lì, sicuro. Dovresti riuscire a scendere. Da lì? Non mi pareva. Ahia, che scattoni. Infatti c'è molto. Grazie. Non posso più portare dinamite? Vabbè, meno male. Sono pieno. No, ma non ci provo. Continua a esplorare prima. Fai saltare le rocce. Prima guardo di qua. Una giocassetta. Che sia una musica. Chissà che musica sarà oggi. Rick Gold Strength. Strength by. No, Ability and Wisdom. Non so. Ho sbagliato tutto. Voglio sentirla nella grotta proprio. Sono curioso. Siete pronti? Alla magia? Siete pronti? Madonna! Non me l'aspettavo, ma è bellissima! Ma è bellissima! Mettene due insieme? Mamma mia, non ho più paura di nulla! Guarda, fammi andare nella grotta, fammi! Mamma mia, fammi correre tutto! Fammi correre, fammi... niente, devo metterla giù. Ora non mi interessa. Metti giù, metti. Una croce! Non riesco a prenderla perché sono nella foga. Non riesco a prenderla perché non riesco più a... Ti sentono? Come mi sentono? La metto qui. Ma si sente in maniera diversa. Una croce qua. Devo toglierla immediatamente. Sbrigati. Mettine due insieme, mi hai detto. Quindi devo combinarle. No. Ho sentito un verso terribile. Niente, ho sentito un verso tremendo. A posto così. A posto così, niente, che ci devi fare? Oh mio Dio, c'è il tizio grosso, cioè. Ma è velocissima. Però non mi fido tanto di questo passaggio. Ma perché poi è barricato? Io mi chiedo. Lista delle cose da fare aggiornata. Mi sta aggiornando. Guarda, voglio leggerle. Avrà da dire qualcosa di importante. Eccole. Esplora la caverna della cascata. Dovrebbe essere questa. Trova i passeggeri smarriti dell'aereo. Trova la strada per la dolina. Ecco. I segreti per essere tale non devono essere scoperti. Simon. Aveva ragione. Ed è morto. Comunque. Ma a sbaglio si sta spegnendo la torcia? Mi sembra più scuro. Combina con le preservative. Sì, direi che si stava scaricando. E niente, qua è terribile tutto. Ho sentito uno piangere. È finita. Un altro combattimento. Non lo reggo! Ma chi è? Stava muovendo le robe lì. No. E come dovrei fare qui? Spara flare. No, spara flare. È che dura un poco questi flare. Bello questo flare. Lascialo lì, ok, così fa un po' di luce. No. No, ho le bombe, le uso? Ah, sull'info della torcia c'è la percentuale, ok. Vogliamo usare queste bombe? Oddio! Oddio. Che fa? Gliela lancio. Non è morto.
Non ho molotov. A posto. Sono morto? La lacca, la lacca. Equipaggia. E l'accendino. Equipaggia. Siamo pronti? Si sono spenti i flare, tra l'altro. Aiuto! È morto? No, non è morto. Quanto dura però? È veramente tosto. Forse devo attaccarlo perché è dura. Vediamo. È morto, è morto. Ok. È morto. Wow. Allora la bomba lì l'ha indebolito tanto, eh. Ridammi la torcia, va. Ok, a posto, hai vinta, hai vinta. Questo qua non è un problema. Ah, questo, chi se ne frega. Basta che non ce ne sia un altro, è a posto. Ma è fortissima la katana. C'è un altro, ce n'è. Ce l'ho dietro. È fortissima la katana, perché li stanni. E non ti colpiscono. Ok, credo sia morto lui. L'altro? Anche. Facilissimo. È veramente forte la katana. Ma tanto proprio. E qua è tutto aperto. Scusami. Dead Cave. L'ho letto, c'è scritto Dead Cave. Dead Cave c'è scritto qui. Non mi sembra molto rassicurante. E qua si scende. Nella Dead Cave. Io dovrei andare nella Dead Cave? Ma proprio no. Andiamo dall'altra parte. Che sia un passeggero? Ma è... sì. Se lo unisci è uno. No. Scusa. Non so perché l'ho fatto. Va bene. Dove sono venuto io? Non da qui, non da qui. Non capisco niente. Ok, qua è tutta una parete. Lì che ci sia una strada? Io non credo, ma forse sì. Forse sì. No, no, mi fa salire. No, non mi fa salire, quindi... No, c'è un muro invisibile. Ciao, fa! In ritardo, ma fa niente. Come stai? Non vedo. Però sì, decisamente meglio questa torcia. Oh mio Dio. Due no, due no. Vedi che questi non sembrano tanto umani, eh. Un attimo, eh. Ma no, è veramente forte la katana, scusami. Fortissima. Maiale verde, ciao. Bella. Maiale verde. Bel nome. Sono diventato Michonne, quella di The Walking Dead. Lo so, guarda. Lo so anche se non lo guardo. Vabbè, era chiaro. Cioè... è spawnata una festa. Proprio così. Ah, però tutto al contrario. C'è un... ho pensato subito a quella di The Walking Dead comunque. Ah, questi dovrebbero essere i buchi della pistola. Quelli con la X. E non capirò mai. Mai ci proverò neanche. Cioè. Guarda. Se devo mettermi una X su una foto. In una foresta. Dentro una grotta, tra l'altro. Di una pistola vecchia, tra l'altro. Di 100 anni. Senza colpi, tra l'altro. Cioè, i colpi li mettono di fianco. Voglio sapere la lore di questa pistola. È molto... guarda che se fai caso alla lore... è veramente interessante. Ci sono... si susseguono epoche diverse. Cioè... e poi è proprio Lost. È veramente Lost. Anche in Lost mi ricordo che era stato sepolto qualcosa. Dove si prende la katana? In questa grotta. Non ti so dire... è qui.
Guarda, sotto la Dead Cave, più o meno in questa grotta, di fianco ai teschi rossi dei morti, e qui c'è una marea di roba. Assolutamente nulla. Tutte le cose vuote. A posto. Stasera niente sergente pollo? No, è vero, stasera non c'è il sergente. Qui fanno i riti. Chi è? Però è chiuso. Mi pare. Quindi meglio. No, qui fanno veramente i riti. Ma sono le creature a fare i riti? Può essere. E qui è chiuso, è chiuso. Quindi mi sono completamente dimenticato. Che strada da dove sono venuto. Ah, devo andare giù. Devo andare giù. Ok, ci sono queste tende, tra l'altro, particolari. Ah, c'era la foto, giusto. Ok, non c'è niente. Vado giù, quindi. Maronne, che suoni. Ah, qui c'è una corda, tra l'altro, che va su. Uscirà? Vogliamo andare a vedere? Andiamo a vedere. Non mi pare che io esca, a meno che sia notte. Non mi pare. Comunque mi sta piacendo molto questo The Forest. Ora che ho la katana, sono veramente forte però. Prima era molto più complicato. Ora con la katana non c'è niente da fare. Finita. Sono fortissimo. Sì, credo che si esca comunque. Allora vado a mettere un segnalino. No, sai che non mi pare. Non capisco. E invece sì. E invece sì, ed è giorno, che male agli occhi. Ok, e sono? Sei fortissimo, ti arrampichi con una mano sola, esatto. Ah, sono vicino al buco. Io gli metto un segnalino. No, perché quando schiaccio X se ne va. Ok. No, adesso con la katana e la torcia è finita. Non è più difficile. Aiaia. Aiaia. Guarda che non mi hanno colpito neanche una volta. Ho ancora tutta l'armatura. Cheat. E niente, l'ho detto. E no, ma veramente, è un passaggio di livello questo proprio. La torcia che vedo dalla distanza. La katana velocissima. Non c'è più sfida. E però la torcia si spaventa. Cioè, si scarica qui. Ho finito le pile! Come? Niente. Niente. È durata poco questo momento. Non è durato molto questo momento di. Assegnare. L'ho segnato, quindi dovrei fare. Se clicco quello mi dà il flare. Niente, niente. È durata pochissimo questa cosa. Finite le pile. Si potranno creare? Io non credo proprio. Si ritorna alla primitività. Ma perché parlo così? Dove sto andando? Dove non mi sono perso, mi sono. Ah, ok, ci siamo ritrovati. Niente, devo andare giù di qua. Guarda te, ho finito le pile. Ma che ne sapevo che erano così poche. Giù di qua. Senza neanche guardare, ma sono proprio bravo. Però ho una camicia da boscaiolo, voglio dire che si abbina con la foresta. È un altro buco. Che ci porti fuori? Non mi pare. Questo ci porta nella cava della morte qui, nella Dead Cave. Caricamento. Ma qui stiamo andando avanti proprio. Non posso salvare, tra l'altro. Cioè, non ho abbastanza bastoni. Se vedo dei bastoncini faccio un salvataggio. Ma al momento no, non posso.
Chi è? Chi è quella cosa? È un glitch. Ok. Inizia a farsi inquietante la situazione qua. Inizia, cioè, inizia a farsi ancora più inquietante. Ecco. Ma come? Ma sei pazzo? No, 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 sono morto, sono. No. Allora, devo fare una cosa. Flare? Ma come lo accendo il flare? Mica si accende. Guarda che me lo tira spento. Come si accende il flare? Così! Con L2 si accende. In questa grotta ci dovrebbe essere un asciarampino? Wow! Allora, facciamo così. Ho sbagliato. Sbrigati, curati e fai la katana. È impossibile da prendere! Ok, facciamo così. Ok, i flare sono veramente utili, ma durano poco. Spero sia morto, sì. Oh no, i bambini pure. No, fanno malissimo i bambini qua. No, 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 no. No, mi devo curare. Mangia questo, mangia. Non mi fa. Mangia. L'ho equipaggiato. Ok, non mi ha curato però. Niente, ho poche cure. I bambini qua sono terribili. Guarda te, che schifo. Ma si stanno picchiando fra di loro, guarda. No! Non vedo, non vedo. Ho sbagliato tutto, tutto. Perché hanno tutte le mie risorse. Perché non vedo. Ok, prendilo. Non vedo niente. Madonna. Cioè, che problema ha? Cioè, qualcuno ce l'ha. Aia. Sono veramente tanti, eh. A posto. Oh, che male. No, ma i bambini fanno malissimo qua. In generale, proprio i bambini in generale. Fanno male alla salute. Mi devo curare, mi devo. Però c'è roba, forse un salvataggio? Dimmi di sì. Dimmi che è un salvataggio. È anche tardino. Niente, tutto vuoto. Ah no, niente. Ok. Un po' di luce. Questa è buona per far luce, però dovrei mettere la katana nello slot rapido. Tipo. No, sono vuote queste. Non c'è da fare. No, vabbè, ma quanto grande. No, devo salvare. E fermarmi, tra l'altro. Usa L2, ah. L'ho detto tardi, Pat. Ok, dei bastoni. Ma non mi bastano. Ok, forse sì. Dinamite. No, che? Che fai? Oddio, che paura! No, no, vabbè, no, no. Che paura incredibile. No. Mamma mia. Che jumpscare incredibile, veramente. Non me l'aspettavo. E niente, niente. Tutte le cure, guarda. No, devo salvare, devo. È sempre finta, Altri monti in arrivo, come? Ok, c'è pieno di bastoni. Ok, è fatta, è fatta. È fatta. Oh. Ci sono le foglie, più che altro. Ah, è di foglie comunque, voglio dire, ne ho tante. Ne mancano due.
È fatta. Oh mio Dio. No, niente cure però. Ho preso un giornale. Non spegnerti ora. Sibling still missing. Gemelle ancora sparite. Con la croce. Alcol. E un bastone. Dammi che sento fornicare qui intorno. A posto. A posto. Salva immediatamente. Guarda te, mi sono veramente cagato. Mamma mia, che mi è arrivato in faccia. Vi siete cagati anche voi comunque. Comunque ragazzi, io mi fermo qui. Guarda, esci immediatamente prima che mi picchia quello. Io mi fermo qui e continuiamo domani. No, dopo domani credo. Comunque vediamo. Grazie mille per essere stati qui. Io vi auguro una buona notte e a domani. Ciao e grazie. Notte. Ho ripetuto in circolo le stesse cose. Notte, ciao, domani. Ciao. Notte, ciao. Grazie. Ciao. Buonanotte, buonanotte. Mamma mia. Notte a tutti.